Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Domani i giornalisti scenderanno in piazza per sollecitare il governo riguardo i temi di lavoro e pensioni. Vediamo tutti i dettagli nel video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Dicevamo dunque che domani i giornalisti scenderanno in piazza per sollecitare il governo e le istituzioni a riportare i temi dell'informazione al centro del dibattito pubblico. Lo faranno domani con una manifestazione indetta dalla FNSI che dalle 10 alle 12 terrà il suo consiglio nazionale a piazza Montecitorio. Tanti problemi che aspettano da tanto tempo e poche risposte da parte del governo, da quelli del lavoro sempre più precario e sempre peggio retribuito, alle pensioni, alle querelle milionarie che vogliono imbavagliare le informazioni, dalla riforma del sistema di governance della RAI alla crisi della cassa di previdenza della categoria. L'INPGI ad un passo dal commissariamento, come avevamo già annunciato in un nostro precedente video. Per tutti questi motivi, il Sindacato Unitario dei Giornalisti è intenzionato a chiedere l'apertura di un dialogo politico con il Premier Draghi, in grado di dare quel cambio di passo che serva per garantire l'osservanza dell'articolo 21 della Costituzione. Negli anni abbiamo ricevuto molti attestati di stima, ma le parole non sono stati seguiti provvedimenti. Ha detto ieri il segretario della FNSI Raffaello Lorusso nella conferenza stampa che ha presentato la manifestazione. Con il piano nazionale di ripresa e resilienza alle porte chiediamo quale posto si vuole dare all'informazione. Con il governo ci auguriamo che vogliano avviare un confronto serio sulle critiche del settore, ha aggiunto Lorusso. Rischiamo di vedere ridurre sempre più gli spazi dell'informazione in questo paese, ha incalzato il segretario della FNSI. Il lavoro nel settore sempre più precario e senza attenzione a lavoro e previdenza non ci può essere informazione di qualità. Per questo chiediamo al governo e al presidente del Consiglio Draghi risposte e attenzione per il settore, ha concluso Lorusso. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.